I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata da finalità mafiosa emessa dal GIP di Napoli su richiesta della DDA partenopea. Arrestati due personaggi ritenuti elementi di spicco dei Nobile, un gruppo satellite del clan Moccia operante ad Afragola e nei comuni limitrofi. Gli arrestati sono il 40enne Carmine Bello e il 22enne Santo Tessitore, lasciando intendere che si poteva lavorare tranquilli solo se si era a posto con i compagni di Afragola, avevano imposto il pagamento del pizzo al titolare di un'impresa edile con cantieri nella cittadina a nord di Napoli, estorcendogli centinaia di euro nel 2013 e nel 2014. Incarichi dirigenziali conferiti a professionisti esterni, oltre ogni numero consentito e in presenza di idonee professionalità interne. Danno erariale di oltre 1,5 milioni di euro al comune di Casodia. Questo è il quadro che si è presentato ai militari del primo gruppo della Guardia di Finanza di Napoli al termine di un'articolata e complessa attività delegata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania, volta all'esecuzione di accertamenti istruttori e all'acquisizione di atti inerenti a presunte irregolarità nel conferimento di incarichi professionali e consulenze nel comune di Casodia. Sono finite nel mirino delle fiamme gialle numerose nomine dirigenziali a tempo determinato, retribuite mensilmente anche fino a 20.000 euro. L'attività dei finanzieri ha portato alla rilevazione dell'illegittimità della quasi totalità delle nomine per il periodo tra il 2011 e il 2016. I conferimenti di incarico sono risultati infatti in evidente difformità rispetto alla previsione normativa vigente all'epoca della nomina. Si parla addirittura di incarichi 5 volte superiori a quanto consentito dalla legge. 3 giovani sono finiti in ospedale, feriti a coltellate ieri sera a Napoli, in 2 differenti episodi. Il più grave, raggiunto da diversi fendenti, ma non in pericolo di vita, è stato ricoverato all'ospedale San Paolo. Sarebbe stato coinvolto in una rissa tra ragazzi all'esterno di un locale di Coroglio. Un secondo giovane, coinvolto forse nella stessa rissa, è stato trasportato al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli per una coltellata al polpaccio. Il terzo ragazzo, medicato all'ospedale San Paolo per una coltellata alla coscia, sarebbe stato invece ferito a Pianura dopo essere stato aggredito per un tentativo di rapina. Indagini in corso da parte della polizia. Operazione antidroga della polizia, 6 fermi e 10 perquisizioni sono stati eseguiti a Salerno, a Eboli, a Battipaglia e a Villa Ricca da parte degli agenti della squadra mobile della Questura di Salerno su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia. I fermati sono indiziati a vario titolo della vendita di sostanze stupefacenti nei comuni del Salernitano e di estorsione aggravata da modalità mafiosa. Secondo gli inquirenti, chi non pagava la droga veniva minacciato con coltelli e pistole. È tornato in Campania oggi il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per una doppia visita nel Sannio. Il Premier ha visitato questa mattina lo stabilimento Adler Group ad Airola, considerata una delle eccellenze produttive della Campania nell'automotive e nell'aerospazio. Quindi si è recato nello stabilimento pastificio Rummo di Benevento, contrada Ponte Valentino, il pastificio che fu gravemente danneggiato dall'alluvione del 2015. Ed è da questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.